prima la discepola, adesso il maestro che ogni tanto mi sa che fa qualche salto là, per le cose che diciamo e che facciamo qua sopra. Sì. Abbiamo scelto due poesie sul campanile, visto che più avanti commemoreremo l'ingegner Regorini che l'ha costruito. Quindi dopo quella di Francesca dico la mia. Prego. Campanil d'Arnon, campanile sderenato, vecchio. Izena e coi codu, cui se neanche un casta su nei ori. Izena, cattiva in confusione, addirittura ti lascia cuori. D'inverno, coi gesso e campani, ti suona i tuoi d'infargià. E niena più ti culcudani, se querta il fioca tu ti quarcià. Da giorno, bel dricio, un bruto, e bianche rosso, se van di te. De, ti si già arriva rizzaretto, smorti in faccia, più bonda che sei. Ti nuvegio, mi car campanè, se tu ti indarna, più al crepe, Tigno che ti sveglio un migi, per cui che me avrò sofferto. D'ogni campanè a ghirlanda di campani, adesso capì, una roba me dio quanta, magari no, la sta un arnino. Allora infurnete in gran presa, perché ad inneieva curci, l'endua che par l'interessa, il due risparmienti querci. Ma te, lungo di campanetti, d'imparte ti suleva festa, quando che in l'aria nevri e giableti, i treva già una gran tempesta. Mofe carurà, tutto smagè, des infatti a cura ad volugne punturi, per me a squarescè, e neanche le giocuzzugni. Un bel tuccio fusa il margasci, i cola avria tu acquarcià, d'inverno da tu gran gilasci, e da giacondi suo a distà. Cari me campanen d'Arnon, li ora d'andel ricopro, ma se non ti farenti da voi, isgaia sarà più sepolto. E visto che sono già qui, vi leggo un detto gagliatese, un commento, poi parlo di una che non è una parola, è un suono particolare, e poi c'è un raccontino che dovrebbe essere un po' allegro. Il detto gagliatese è «Strensi su si brutta», non è traducibile. Per la complicata e folcloristica immagine. Facevano così le donne che, in gruppo, andavano camminando per la campagna. Per risparmiare le loro pianelle o zoccoletti, per camminare più speditamente e per tenersi saldamente allacciate in caso di difficoltà, esse si toglievano i zibruti, le riponevano sotto le ascelle, i asciugli, e a piedi nudi si tenevano a braccetto, alla braccetta, strette le une alle altre. Era tutto uno stringere, sotto le ascelle e le zoccole, le braccia intrecciate, i fianchi per non allargare le braccia. Questo sozzi brutta, dovete ammetterlo, è bellissimo, coloratissimo ed efficiente. Questo suono, penso che l'abbiate sentito, no, non lo troverete neanche, che è ancora meno corposo di un monosillabo, nemmeno sui due vocabolari di lingua gagliatese. Interessante sapere che risulta usato anche nel meridione d'Italia.
è un'esclamazione piccata di chi, risentito, risponde ad una pungente domanda senza dire un no umiliante. Per esempio, la risposta di una ragazza alla quale si è domandato: ma te, ti eri muroso? È forse l'unico caso in cui si sente forte la necessità di accentare persino una consonante Z, che pertanto va pronunciata aspra, forte, schioccando la lingua tra i denti. E adesso arrivo alla storiella. Il titolo è Minò Marietta. Più che un detto, è uno spassoso aneddoto che ho sentito raccontare negli anni 50 e che ancora oggi mi diverte ricordandolo. Si diceva, ma chissà se è vero, che a Gagliate ci fosse stata anni addietro una robusta e florida giovane in età da marito ed oltre, i cui genitori avevano fidanzata, data una bella occasione, ad un conveniente partito. Un ometto milanese di età adeguata, minuto e tutto nervi, salute e voglia di sposarsi. In breve, misero al mondo una decina di figli. La povera donna, seppur robusta, è divenuta un colosso, era stremata e siccome ciò che più la deprimeva erano i letti bagnati del mattino, pensò bene di caricare una sveglia che nel cuore della notte le ricordasse di prendere uno per uno i figli, portarli al fresco di una finestra aperta sul giardino e farli urinare dopo aver loro scostato i panni bassi. Se non che una di quelle notti, forse un po' più stanca del solito e con occhi semichiusi, tra i figli afferrava anche il marito, diventato mini gherlino ma sempre nervoluto, e se lavandogli il camicione lo costringesse a fare pipì al fresco della finestra. Ma lui, accortosi dell'errore, andava vociando stridulamente: Minò Marietta! Ed aggiungeva: Mia ciulom, che significava: io sono l'uomo. Ma che per ovvie risonanze dialettali, col nostro dire gagliatese, suscitava in chi ascoltava una spassosissima idea, ben lontana da quella invocata.